Anche quest'anno abbiamo determinato e presentato in assemblea questa mattina un utile molto positivo, circa 19 milioni e 600 mila euro di utili dell'esercizio 2019, con un aumento di oltre il 12% rispetto al 2018, ma soprattutto un aumento anche dei dividendi che l'assemblea dei soci ha deliberato di distribuire, che quest'anno saranno circa 9 milioni di euro. Non solo utili, ma anche investimenti. Nel 2019 abbiamo raggiunto i 32 milioni e 700 mila euro di investimenti sul nostro territorio. La parte del leone l'ha fatto il settore dell'acqua, il servizio idrico integrato, con più di 12 milioni. Il 2020 come sarà? Ci aspettiamo una prova del 9 per l'autunno, un autunno che si presenta rispetto ai dati anche nazionali di estrema contrazione dei consumi. E quindi anche tutte le nostre attività di vendita nel campo dell'energia subiranno sicuramente una riduzione, ma dall'altra parte dovremo far fronte comunque ad un nuovo modo di pensare, di proporci sul mercato, di allargare anche le nostre attività. Ed è per questo che abbiamo aperto non solo sportelli fuori provincia, ma stiamo partecipando a gare per l'illuminazione pubblica, per la gestione calore e per altre attività anche al di fuori dei nostri comuni.